Silvia Tofanin, outfit indossato a prezzi da capogiro. Nell'ultima puntata di Verissimo, ai telespettatori non è sfuggito l'abito nero, molto particolare, indossato dalla conduttrice. Si tratta di un completo giacca e pantalone grifato Armani. Giacca con scollo a scialle, ornato di strass e pantalone abbinato, tutto rigorosamente nero. Un outfit molto elegante e raffinato che non è passato inosservato. Ma quanto costa il tagliere indossato dalla nostra Silvia Tofanin? Diciamo subito che non è un qualcosa alla portata di tutti. Sbirciando un po' sul web, si è scoperto che il costo della giacca ammonta a 850 euro circa. Per i pantaloni, invece, la cifra da sborsare è di 790 euro. Fatti due conti, dunque, per chi volesse acquistare i capi indossati dalla Tofanin nell'ultima puntata di Verissimo, dovrà sborsare ben 1640 euro. Non cifre da capogiro, ma comunque prezzi non alla portata di noi comuni mortali. Sempre molto elegante, sia nell'abbigliamento che nei modi con i quali conduce le interviste, anche nell'ultima puntata, la Tofanin ha fatto centro. Il programma è stato seguito da una media di oltre 2 milioni e 800 mila telespettatori. Pubblico che ha seguito con interesse le interviste delle donne invitate da Silvia in questo primo appuntamento domenicale del 2022. Da Iva Zanicchi a Orietta Berti, da Laura Freddi a Mietta, sino ad arrivare a Eva Grimaldi e Paola Barale. Quella della Barale è stata forse l'intervista più attesa e che ha stupito più di tutte. La showgirl ha parlato forse per la prima volta dei motivi che l'hanno portata alla rottura delle relazioni con Gianni Sperti e Raz De Gan. Paola, in sostanza, ha dipinto i suoi due ex come delle persone sleali e false, sostenendo che i due non abbiano mai avuto il coraggio di mostrarsi per quello che erano veramente. Parole durissime, quelle della Barale, che hanno spiazzato pure la nostra Silvia. Non solo, di fronte a Silvia, Paola ha pure dichiarato di non aver nessun rapporto con i suoi due ex, che ha definito dei semplici conoscenti, che l'hanno delusa e ferita profondamente. Ma come avranno reagito Gianni e Raz alle parole taglienti della Barale? Il modello israeliano è chiuso nel più totale silenzio e, conoscendo il suo carattere schivo, difficilmente replicherà in pubblico alle affermazioni della sua ex. Gianni Sperti, invece, anche se non ha citato espressamente il nome di Paola, ha pubblicato poche ore fa una massima presa in prestito da Rudolf Nureyev, che recita: «L'amicizia, come l'amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto, molto rispetto». Anche se non vi è alcun riferimento alla sua ex moglie, con la quale è stato sposato dal 1998 al 2002, sembra chiaro il riferimento a lei. Chissà che la nostra Silvia non decida di invitare Gianni e Raz in una delle prossime puntate di Verissimo. È piaciuto anche a voi l'outfit scelto dalla Tofanin? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!